Tutto io presumo che sia stato dato da un battibecco, possiamo dire, con la paziente in questione. Io quella mattina stavo iniziando il mio giro di routine facendo i prelievi ed ero accompagnato da un tirocinante infermiere nel corso di laurea di infermieristica del terzo anno. Tra l'altro io sono anche un tutor. Avevo proposto lui per far fare il prelievo di sangue alla signora, cosa che lui poteva assolutamente fare. Questo tirocinante è uscito dalla stanza, dal box, dicendomi che la signora si era rifiutata di farsi toccare da lui. E al che sono intervenuto io chiedendo spiegazioni. Lei, presentandosi come una presunta dirigente infermieristica, di Reggio Calabria, quindi non della nostra sede di Modena, presentandosi con questa professionalità, e mi aveva detto che lei non si faceva toccare da un tirocinante, ma soltanto da un infermiere. Il che mi è venuto spontaneo ricordargli che proprio lei doveva essere la prima promotrice sulla formazione del nostro futuro e sulla formazione dei ragazzi che poi si prenderanno cura di noi. Che questa era un brutto esempio che poteva dare. Evidentemente penso che sia stata questa frase che gli abbia fatto scaturire qualcosa dentro che ha poi trasmesso telefonicamente, evidentemente, ai parenti, i quali sono partiti da casa carichi di questa rabbia. Tutto un tratto dal nulla si è scaturito un'aggressione nei miei confronti verbale da parte dei parenti di questa paziente, la quale poi si è trasformata in un'aggressione fisica con pugni, schiaffi, pedate da parte di tutti e tre i familiari sui miei confronti in una maniera paurosa, messo all'angolo da tutti e tre, e tutti e tre con una ferocia spaventosa. Sono ritrovato davanti a una scena davvero terribile, un collega all'angolo che veniva picchiato in una maniera cruenta, così tale che non avevo mai visto in vita mia. Mi sono paralizzato davanti a una scena del genere, ho avuto una paura terribile, il mio corpo si è mosso da solo per evitare il peggio che poteva succedere al mio collega. E in un modo o nell'altro siamo riusciti a creare una via di fuga per noi, perché è stato davvero tremendo. Una tale cattiveria che non può essere raccontata con le Come ti senti a pensiero di dover tornare al lavoro? parole. Io non ho voglia di tornare al lavoro, ho paura di tornare in quel posto lì. È un posto che mi terrorizza. Non riesco, cioè la notte stesso quando dormo, mi sveglio pensando a quell'episodio lì e mi viene il terrore addosso. In quanti vi hanno aggredito? Erano in tre. Erano in tre tutti sul mio collega e il mio intervento è riuscito un attimo a creare una lieve via di fuga. Avevo il marito della paziente e il figlio che mi picchiavano brutalmente, e poi c'era anche la figlia che faceva parte, che non mi dava una via di fuga da quell'angolo stretto dove da destra e sinistra prendevo pugni, calci e schiaffi in tutti i modi. Quindi direi che anche la figlia, oltre ad avermi aggredito verbalmente, che tra l'altro viene anche da sottolineare che si è presentata come un avvocato, quindi la cosa mi rimane, cioè, proprio scioccante, e abbia partecipato comunque attivamente sul fatto di non farmi uscire da quell'angolo e farmi liberare. Poi noi abbiamo formalmente denunciato le tre persone, e io le ho denunciate semplicemente perché quello che è accaduto a me non deve più accadere a nessuno, anche perché la paura di non poter più rivedere mio figlio, o la paura che in quel momento potessi anche ricevere una coltellata perché loro sono intenzionalmente venuti in quel posto per aggredire, prima verbalmente e poi fisicamente. Quindi il pensiero che loro sono partiti da casa con l'intenzione di venire a fare del male, questa cosa mi fa una paura pazzesca. Solo il pensiero del luogo di lavoro vengono i brividi, ogni volta che penso a quell'accaduto vengono le palpitazioni e ho paura. La paziente so che è stata dimessa ieri pomeriggio, e tra l'altro ci tengo anche a dire che è stata dimessa con i signori che l'hanno accompagnata ed erano presenti per tutto il periodo della degenza della signora a recarsi in ospedale tranquillamente come se nulla fosse accaduto. E di più so anche per vie traverse che al momento della dimissione
Non hanno minimamente fatto mia colpa, anzi, sono anche uscito a testa alta dal reparto come se avessero vinto un premio.